Un po' perché squadra che vince non si cambia, un po' perché i ragazzi restano contati. Mister Bernini ripete la formazione vista contro Scandicci e Poggi Bonzi. Nell'ultimo impegno del 2016 e all'indomani della presentazione del nuovo organigramma, Alfedini presenta il settore giovanile al gran completo. La gradinata ricorda Arduino Casprini a 12 anni dalla scomparsa. Si parte di fronte a Ravenna, avversario con maggior blasone di tutto il girone e coinvolto nella lotta playoff. Cronaca rinnovata poco prima del quarto d'ora, Graziani si invola prima del diagonale sul quale Bettoni non è perfetto stilisticamente ma comunque efficace fino a deviare oltre il fondo e dall'immediato corner la sfera arriva sul montante opposto a Broso, il suo raso terra evita qualsiasi deviazione, percorre l'intero specchio, finisce ancora fuori. Un minuto ed è un assedio giallo-rosso. Tre tentativi consecutivi, fermati sia dall'estremo difensore che dal muro azzurro, prima della mira insufficiente di Graziani. La prima iniziativa degli Azzurri giunge con un'insistita azione che porta Mugelli a metà frazione alla botta da fuori. I pali non sono però centrati e stessa sorte per il mancino di Morbidelli. Due giri di lancette dopo. Percussione del numero 10. Spurio controlla la traiettoria. Ecco quindi minuto 28. Il vantaggio Ravennate. Ballardini pennella da destra. Sbroso di testa sale più alto di tutti ed indirizza all'angolino basso. 1-0. Prima dell'intervallo anche il raddoppio. Punizione sul lato corto dell'area Selleri non fa assist ma conclude in porta Bettoni deve ancora arrendersi non cambia molto ad inizio ripresa. Graziani trova il rimorchio Boschetti, Bini e Bettoni. Evitano il tris temporaneamente dei Romagnoli. Più nervi che fosforo poi nella nuova opportunità del Marzocco. Seconda palla di Morbidelli, nuovo diagonale scarsamente preciso. Ecco che il divario si allarga al ventunesimo. Bravo Graziani a pescare Boschetti per il tapin del 3 a 0 sotto misura. Facile facile. Per rendere un po' meno amara la gara, ecco però che arriva la rete della bandiera della San Giovannese. Camillucci ci Corregge sulla linea la sfera che calciata da Mazzeschi forse sarebbe comunque finita in gol. E se così la Spess, la Speranza è l'ultima dea, giunge Morbidelli a raccogliere il nuovo traversone. Il numero 10 si accentra e fa partire un Terraria che sbatte sotto la traversa e varca ancora la linea di porta. Così c'è un arrembante finale. La rigirata di Mazzeschi però è fin troppo precisa tra le braccia di Spurio. Il pallone fermo di Morbidelli ha una traiettoria ottimale, senza che però Bini a due passi. Grazie ospiti riesca a trovare la zampata che avrebbe significato a quel punto 3 a 3. Resta comunque un buon Natale dopo le novità societarie di ieri.